Sarà il Pescara ad affrontare domenica 12 agosto al Bentegodi di Verona il Chievo di Mister Danna. Ci sono voluti però i rigori per decidere il passaggio del turno dopo 120 minuti equilibrati in cui il Pordenone ha tenuto validamente testa ai biancazzurri che alla fine si sono imposti per 6-5. Pillon riparte dal 4-3-3 e schiera davanti a Fiorillo, Zampano, Gravion, Scogliamiglio e Balzano. A centrocampo ci sono Memushai, Brugman e Macin, mentre in attacco spazio al trio composto da Mancuso, Cocco a sorpresa e Antonucci. Fra i biancazzurri assenti Campagnaro, Del Grosso, Canutè, Elizalde, Marras e lo squalificato per rotta. La squadra di Tesser in campo anche in questo caso con il 4-3-3 presenta giocatori di valore quali Misuraca, Berrettoni, Burrai e Bombagi. Panchina per il rosetano Luca Lulli sotto la direzione del giuliese Antonio Di Martino della sezione di Teramo. Si comincia all'Adriatico di fronte a 4.000 fedelissimi tifosi pescaresi. Delfino subito propositivo con Antonucci, pericoloso al terzo in area friulana. La risposta ospite arriva al decimo con un tiro al lato di Misuraca. Passa un minuto e Berrettoni chiama Fiorillo alla prima parata della serata. Ancora il portiere biancazzurro protagonista al tredicesimo su conclusione insidiosa di Candellone. Si muove bene l'undici ospite che al quarto d'ora arriva ad un passo dal vantaggio con Fiorillo che dice per due volte no a Candellone e la formazione friulana a far vedere le cose migliori con una manovra di gioco molto più fluida. Dopo una fase equilibrata ma giocata su buoni ritmi nonostante il caldo, al ventinovesimo c'è una fiammata del Pescara che per poco non passa. Con un mezzo pasticcio del portiere Meneghetti su tiro di Cocco con Memushai e poi Mancuso che però non ne approfittano. L'ultimo quarto d'ora della prima frazione vede al 43esimo l'occasione più ghiotta per la squadra di Pillon con Meneghetti che con i piedi salva su Mancuso. Il gol biancazzurro arriva proprio allo scadere con Brugman che scambia ancora con Mancuso prima di bucare la porta nero-verde per l'1-0 del Pescara con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa si riparte senza sostituzioni e con i biancazzurri insidiosi al terzo con un tiro a giro di Antonucci a cui Meneghetti si oppone da campione così come al settimo su punizione di Gaston Brugman. Il Pescara vuole provare a chiudere il match rischiando però al decimo su colpo di testa di Berrettoni. La gara così come nel primo tempo è godibile e giocata su ritmi da campionato. I biancazzurri soffrono meno la verve friulana rispetto al primo tempo, ma al 22esimo Scogliamiglio va a commettere fallo in area su De Agostini, intervento netto e rigore per il Pordenone con Burrai che dagli 11 metri non sbaglia per l'1-1. La gioia del pareggio ospite dura però 60 secondi, visto che qualche attimo dopo, grazie ad un'ottima intuizione di Memushai, la palla arriva ad Antonucci che sul filo del fuorigioco serve a centro area per il liberissimo Cocco che non sbaglia riportando la sua squadra in vantaggio. Al 31esimo Pillon richiama Mancuso in panchina per Bunino, due cambi anche fra gli ospiti con Lovisa e Ciurria in campo per Berrettoni e Candellone, gara che non regala un attimo di pausa con l'indomabile Pordenone che trova il nuovo pari con una prodezza di Magnaghi. Il Delfino non ci sta e al 36esimo ci prova Macin che manca di poco il bersaglio grosso. Si avvicinano i supplementari con il Pordenone pericoloso anche al 46esimo con Semenzato prima del triplice fischio di Di Martino. Si ricomincia così dal primo supplementare con Pillone che al quinto spedisce in campo Monachello per Cocco. Spazio poco dopo Palazzi per Memushai e nel Pordenone all'abruzzese Luca Lulli per Misuraca. Il giocatore rosetano si vede al 14esimo quando va vicinissimo al 3-2 con la palla fuori di un soffio e poi la respinta di Fiorillo su punizione insidiosa di Burrai. Nel secondo supplementare non accade molto, anche se al sesto Bunino si divora il gol del 3-2 calciando malissimo davanti a Meneghetti. C'è spazio poi anche per Proietti che prende il posto di Antonucci e sarà proprio lui a decidere la gara. Dal dischetto De Agostini mette fuori Brugman in sacca per il 3-2 prima di Burrai che fa 3-3 spiazzando Fiorillo. Monachello colpisce la traversa, poi Bombagi segna il gol del 3-4. Macin mette alto, seguito poi da Ciurria per il 3-5. Gravion segna invece il gol del 4-5 e tiene in vita il Pescara. Stefani fallisce il gol della qualificazione per il Pordenone con Bunino che invece non sbaglia per il 5 pari. Si va avanti per il sesto rigore con Bertoli che mette alto e Proietti che non sbaglia per il 6-5 che vale la qualificazione per un Pescara però ancora da rivedere.